Un altro importante provvedimento approvato sul quale la Conferenza dei Presidenti ha dato intesa è il riparto per l'assistenza e la comunicazione personale degli alunni disabili. Sono 100 milioni di euro per l'anno 2022 che vanno ripartiti fra le regioni a statuto ordinario. Abbiamo raccomandato al governo per l'anno 2023 di prevedere ulteriori somme da ripartire anche a favore dei medesimi soggetti delle regioni a statuto speciale. È una misura fondamentale appunto per l'assistenza e per l'autonomia dei soggetti portatori di disabilità. Migliora la loro vita, migliora la possibilità di comunicare nell'ambito scolastico.